Buongiorno a tutti e benvenuti nella trasmissione dedicata alle culture dei popoli europei. Io sono Beatrice e insieme alla mia collega Giovanna ho deciso di visitare un paesino vulcanico che si chiama Montenegro. In questo momento noi due ci troviamo nella città capitale di Montenegro, Podgorica, un posto pieno di storia, culture e anche tradizioni diverse. Ciao, vedremo insieme com'è la vita a Podgorica dal punto di vista dei suoi cittadini. Scopriremo come i giovani passano il tempo e quali sono i luoghi più visitati e perché sono interessanti. Ecco, oggi ci troviamo su una collina molto bella chiamata Gorica. Questo posto è un luogo perfetto per tutti coloro a cui piace la natura ed essere attivi. Cerchiamo di fare qualche domanda. Buongiorno, scusa, possiamo farti una domanda? Certo. Vieni spesso a correre qui nel parco di Gorica? Sì, ogni giorno. È un posto perfetto per rilassarmi e non pensare ai problemi di ogni giorno. Ci sono molte persone che vengono a correre, a fare due passi, ci sono anche quelli che vanno in bici. Come vedete non c'è traffico, solo alberi e uccelli, perfetto. E questo monumento a destra? Sì, questo monumento è molto importante per la nostra città, è dedicato a quelli che hanno combattuto i fascisti nella seconda guerra mondiale. Grazie, buona giornata. Ciao. Ecco un altro posto che ci è piaciuto molto, si chiama Scaline. Si trova vicino alla confluenza dei fiumi Morača e Ribnica con uno dei ponti più vecchi della città, costruito di pietra, come potete vedere. Ciao, possiamo farti una domanda? Certo. Cosa fai nella vita? Sono studente universitario, studio la lingua italiana. Ma dai, qui parlano tutti l'italiano. Vieni spesso qui? Sì, mi piace molto. Ogni volta dopo un esame vengo qua con un amico a prendere un caffè. Questo posto è amato da tutti, bambini, adulti, adolescenti. Allora, hai avuto l'esame oggi? È andata bene, speriamo. Sì, l'esame è superato. Bravo, complimenti, buona giornata. Grazie altrettanto. Adesso ci troviamo davanti a questa torre con la nostra ospite, la professoressa di storia dell'arte, Thea, che ci farà da guida. Salve a tutti! Oggi, come vedete, ci troviamo davanti alla Torre dell'Orologio, o Sakakula, uno dei più antichi simboli della città. Questo è un bellissimo esempio della cultura ottomana. Secondo la leggenda, l'orologio è stato comprato in Italia. La torre fa parte del centro storico di Podgorica, chiamato Stara Varoš. Grazie a te e noi andiamo avanti con il nostro giro di Podgorica. A solo qualche chilometro da Podgorica si trova un sito archeologico che risale al periodo romano, la città antica di Doclea. Come vedete ci abbiamo incontrato una squadra di scienziati montenegrini e italiani che ci lavorano insieme da mesi. Questo è un sito molto interessante, nasconde tanti misteri e noi speriamo di scoprirli tutti. Come ha detto il mio collega, cerchiamo di scoprire come si viveva in questa città. Ci troviamo davanti ad uno dei palazzi più vecchi e belli di Podgorica, il palazzo del liceo Slobodan Škerović, il simbolo della cultura e del sapere. Questa scuola ha dato molti talenti e così sarà anche nel futuro. Moderna, vecchia, medievale, ottomana o antica, Podgorica è una città di diverse etnie, culture, tradizioni e religioni che oggi convivono in pace e armonia. Un esempio di questa convivenza sono le bellissime chiese e moschee della città che abbiamo avuto occasione di visitare. Alla fine non può mancare la cucina montenegrina, soprattutto quella di Podgorica, che include le vecchie tradizioni gastronomiche turche e slave. Vi ringraziamo per la vostra attenzione. Spero che vi sia piaciuto il nostro giro di Podgorica. Rispettando le misure anti-Covid, vi salutiamo sperando di vederci nella bellissima città di Korça. Grazie per la vostra attenzione. Ci vediamo in Albania.